Buongiorno, siamo a Roma al Policlinico Agostino Gemelli con il professor Rodolfo Capizzi. Professore, grazie di essere con noi. Parliamo Grazie a di voi. dermatologia, professore Sì. dell'unità di dermatologia qui del Policlinico e quindi siamo in autunno. Vediamo un po' le problematiche che in autunno vanno a complicarsi, sia dalle, diciamo, cose più semplici sia invece alle patologie più Più grande. complesse. Cominciamo con i danni che l'amico nemico sole ha creato in estate. Sicuramente, ma io il sole lo vedo sempre come un amico. Il sole è un potente antinfiammatorio e infatti durante il periodo estivo molte malattie infiammatorie, tipo la psoriasi, le dermatite allergiche, le dermatiti atopiche, hanno un periodo di miglioramento. Purtroppo prima o poi questo finisce e allora adesso in autunno con la mancanza di sole possono ritornare, può ritornare la psoriasi, che è quella malattia congenita, familiare, in cui ci sono queste macchie rosse con queste squame argentee. Può comparire purtroppo la dermatite eczematosa, soprattutto quella delle mani, ma anche in altri luoghi, la dermatite allergica e poi la dermatite atopica. È il periodo, si dice, delle castagne, per cui sicuramente è il periodo della caduta dei capelli, del defluvium, che è si può pensare come se fosse un ricordo di quando noi eravamo pieni di peli e avevamo come gli animali le mute. In realtà noi perdiamo sempre i capelli perché i capelli hanno una vita che va dai 5 ai 7 anni a seconda del sesso, della razza, eccetera, per cui ogni giorno perdiamo un po' di capelli. Si dice intorno ai 200 capelli al giorno è normale la caduta e la perdita, proprio perché è un ciclo, altrimenti ogni tanto rimarremo calvi e poi piano piano ricominceremo a riprendere. Per cui è una patologia, direi una falsa patologia nel più delle volte dei pazienti. Un altro gruppo di patologie che compare adesso sono i tumori. I tumori ci sono sempre, tutto l'anno, non è che in un periodo vengono e in un periodo scompaiono. Diciamo che in estate ci scopriamo un po' di più, per cui la partner, il partner, l'amico al mare, eccetera, può notare qualche lesione e allora, ritornati al lavoro, si va dal dermatologo. E si ha a volte delle brutte sorprese perché sono dei tumori che devono essere tolti e con più o meno urgenza così. L'autunno è invece un periodo free, cioè libero da malattie infettive, tipo l'impetigine, tipo tutte quelle le follicoliti, che sono invece più appannaggio dell'estate. E invece in questo periodo purtroppo ritorna la pedicolosi del cuoio capelluto nei bambini, che è una malattia infettiva, parassitaria, è questo insettino che cammina fra i nostri capelli, si attacca un capello all'altro, come un ginnasta potremmo dire, e che lascia le uova attaccate al capello, le famose lendini. Tutti quanti sanno diagnosticare una pedicolosi, lo sa diagnosticare l'insegnante a scuola, lo sa diagnosticare i genitori, eccetera. Purtroppo questa malattia continua a persistere perché invece non sappiamo curarla. Cioè usiamo delle sostanze sbagliate, usiamo degli sciampi, non tutta la famiglia fa il trattamento, per cui rimane sempre qualcuno che come un untore rincomincia poi la malattia. L'acne è un'altra problematica che in autunno ha un suo picco. Sì, l'acne dopo questo miglioramento che c'è d'estate, luglio-agosto, già alla fine dell'estate, perciò già in agosto con le prime piogge arriva questo rifiorire di brufoli e punti neri. È una malattia classica dell'adolescenza perché viene solo dopo l'adolescenza, che è anche una malattia che viene nel momento meno adatto, cioè un ragazzo che già è preso dall'adolescenza, da tutti questi cambiamenti, avere queste antiestetiche lesioni sul volto sicuramente non gli fa piacere.
ma anche lì un po' di trattamento, soprattutto consigliare di non manipolare le lesioni, perciò grattarle, stuzzicarle, spremerle, eccetera. Molto spesso lo fanno i ragazzi, molto spesso lo fanno le madri che si divertono come sadiche a fare queste cose. Sicuramente, ecco, il non fare queste manipolazioni può aiutare perlomeno a non avere segni, a non avere cicatrici, che poi è l'altro grande problema che si porta dietro l'acne. Vediamo alcune delle problematiche a cui abbiamo accennato come possono essere gestite. Per esempio, il sole può portare, soprattutto nelle pelli più chiare, più delicate, delle cheratosi, delle telangiectasie. Che approccio si può avere nel momento in cui ci si accorge di averle? Ma nel momento in cui ci si accorge di averlo, forse un pochino tardi, perché questo è uno di quei problemi che dovrebbero essere prevenuti. Quando ormai il volto, le lesioni compaiono soprattutto sul volto, negli uomini al vertice, nelle donne al décolleté, cioè nelle zone in cui c'è una maggior esposizione ai raggi ultravioletti, ormai è tardi, perché ormai si è creato un danno nell'epitelio, nelle cellule epiteliali, e perciò possiamo solamente tentare di far sì che questo danno non peggiori. Ci sono delle sostanze che possiamo vedere, come una donna che pulisce, una casalinga che pulisce l'appartamento, i pavimenti, delle pomate che puliscono la cute togliendo le lesioni più fini, e poi invece delle altre pomate che invece hanno un'azione molto più energica da applicare su quelle lesioni, sulle cheratosi attiniche, sulle precancerosi, cioè su tutte quelle lesioni che sono più pericolose. Proprio adesso, in questo periodo, alla terapia si è aggiunto un nuovo farmaco che è molto efficace, e che perciò può dare a noi dermatologi una mano per, appunto, rimuovere queste cheratosi che, lasciate a se stesse, potrebbero alcune anche diventare dei veri e propri tumori cutanei. Perciò sono delle lesioni che bisogna togliere con pomate oppure con interventi chirurgici per togliere quelle lesioni che sono più sospette, in cui il sospetto che siano incominciate a virare verso un tumore è molto più forte e presente. L'esposizione al sole nelle donne che magari assumono una pillola anticoncezionale o se sono incinta può provocare il melasma. Queste macchie regrediscono smettendo l'esposizione al sole o bisogna intervenire? Ma la maggior parte di queste macchie non regrediscono, anche perché quando io dico a un paziente lei ha preso tanto sole, mi si risponde: ah, ma io non vado mai al mare. Però magari sono persone che giocano a tennis, certo, che vanno in bicicletta, eccetera. Il sole non è che si prende solo al mare o solo in montagna, il sole si prende anche andando a fare la spesa, andando al lavoro, andando ad accompagnare i figli a scuola, per cui il sole si prende sempre. Tant'è vero che le zone più fotodanneggiate sono il volto e le mani, e nelle donne più che il volto, dove un trucco protegge un pochino, soprattutto il décolleté. Cui uno si deve proteggere sempre, e quando compaiono queste macchie è difficile mandarle via. La prima terapia è una non esposizione al sole, cioè usare degli schermi totali da applicare spesso, anche ogni 3-4 ore, anche il 31 dicembre, anche il 1 di gennaio, e poi, una volta che uno ha fatto la prevenzione seriamente, si può anche pensare a una terapia, a una vera e propria terapia, cioè usare degli schiarenti o in pomate o in lozioni, oppure fare dei peeling o dei laser. Stavo accennando prima alla problematica della caduta dei capelli, che in qualche modo è fisiologica. Nel momento in cui invece non è più fisiologica, ci sono anche tante leggende metropolitane sulle soluzioni. Vogliamo dare qualche punto di riferimento invece? Ma, allora, togliamo da questo discorso per un momento l'alopecia androgenetica, cioè quella che compare al vertice negli uomini, eccetera, che quella ha tutta un'altra causa, e perciò tutte altre terapie. Molto spesso la terapia del defluvio androgenetico
si basa anche nella donna, bisogna controllare per esempio che non ci sia una carenza di ferro, cioè non ci sia un'anemia, che per esempio questi defluvium sono molto frequenti, direi quasi la regola, nelle donne dopo la gravidanza, al termine della gravidanza, ma questo è anche questo ormonale. È un discorso ormonale di fine degli ormoni estrogeni. Negli altri casi bastano questi integratori che vengono dati, oppure delle sostanze molto spesso a base di serenoarepens o altre sostanze che hanno un'azione anti-ormone maschile, antiandrogena. E i primi freddi, il cambiamento di temperatura sulle pelli più sensibili, quindi anche più chiare, più delicate, come si può prevenire gli arrossamenti o una secchezza eccessiva? Sicuramente noi dobbiamo proteggere la pelle, come dobbiamo proteggerla dal sole, così dobbiamo proteggerla anche dal freddo, dal vento, per cui l'uso di una crema idratante, per esempio in tutti quanti quei bambini che hanno una dermatite atopica, perciò hanno una pelle diciamo più sensibile, più facilmente irritabile. L'uso di una crema idratante che può proteggere dal freddo, dal vento, però anche usare sciarpe, usare guanti, per esempio in tutte quelle ragazze che succede molto spesso verso subito dopo la pubertà, hanno i cosiddetti geloni, cioè non riescono ad adattare velocemente la vascolarizzazione, il passaggio dal freddo al caldo delle arterie terminali, delle arteriole, e questo può provocare appunto dei veri e propri geloni. È una terapia anche abbastanza difficile, perché prima c'erano dei farmaci che adesso sono stati ritirati dal commercio, per cui si usano altre sostanze, ma è sicuramente più importante usare delle prevenzioni, perciò sempre prevenire è meglio che curare, si dice. E in quest'ottica l'alimentazione come può aiutare a prevenire i danni dei primi freddi? Io un'alimentazione sana, completa, variata è sicuramente la cosa migliore, ci protegge da carenze di ferro, di altre vitamine, eccetera. Su quella dei primi freddi, d'estate uno mangia più frutta e verdura, d'inverno tenta di mangiare quei cibi che ci possano dare dell'energia, del calore subito disponibile, per cui anche l'alimentazione di una regione mediterranea è differente da quella di una regione più nordica, proprio perché ci sono alimenti più grassi, eccetera. Io direi che un'alimentazione sana, completa e variata, perciò ai ragazzi insistere sulla carne, sulla frutta, sulla verdura, sul pesce, eccetera, è sicuramente la cosa migliore. Stava prima accennando alle patologie più importanti come psoriasi, vitiligine, e la ricerca, i nuovi farmaci possono aiutare nel momento in cui c'è una recrudescenza della malattia? Sicuramente sì. Quando io ormai 40 anni fa ho incominciato a fare dermatologia come studente, si diceva che la psoriasi per esempio era la malattia delle persone sane. Adesso si dice invece che è una malattia cutanea, sì, ma che ha delle implicazioni generali molto molto importanti. Il paziente psoriasico molto spesso ha una sindrome metabolica, cioè può essere predisposto all'infarto, all'ipertensione, eccetera, eccetera. Adesso sono nati dei farmaci che sono sempre più mirati a combattere il meccanismo che scatena la psoriasi, perciò si è passati da delle terapie, proprio è un concetto che è stato completamente stravolto, da delle terapie come con l'acido retinoico, con la citretina, come col metotrexato, che aggredivano il sintomo, perciò questa iperproliferazione delle cellule basali, ha invece dei farmaci come i nuovi farmaci biologici che vanno ad agire proprio sull'inizio di quella cascata di citochine che poi innescano la psoriasi. Perciò stiamo sempre più andando verso la causa e non più curare solamente il sintomo.
In autunno la ripresa dell'attività lavorativa porta sicuramente un aumento dello stress, magari nelle persone che anche fumano un aumento del fumo. Stress, fumo e pelle. Allora, sicuramente se, io poi lo dico da ex fumatore, per cui se si smette di fumare tutto l'organismo, non solo la pelle, le dita gialle, i denti gialli, eccetera, ci ringraziano. Lo stress è sicuramente una grossa causa, non direi tanto causa di proprio di malattia, ma di peggioramento di malattia, sì. Ci sono alcune malattie tipo l'orticaria, tipo la caduta di capelli stesso nell'alopecia areata, eccetera, in cui lo stress è sicuramente una concausa o una causa di peggioramento. Purtroppo la vita di oggi non ci permette di vivere senza stress. Noi che viviamo a Roma, o almeno chi vive in una grande città come Roma, Napoli, Milano, eccetera, lo stress ce l'ha da quando si alza dal letto a quando ritorna a letto ed è molto difficile farne a meno. E d'altronde, se uno è più predisposto, io dico che sono quelle persone che hanno il coperchio in testa, cioè non riescono a buttare fuori tutto ciò che hanno, che lo stress del giornaliero, la vedo come due pentole identiche, una col coperchio e una senza. Chi è col coperchio in testa sicuramente è una persona molto più piacevole con cui viverci insieme, perché fa meno, dà meno di matto, possiamo dire così, cioè fa meno scatti, eccetera. Però poi può andare incontro a delle malattie dermatologiche soprattutto, anche perché la pelle non è solamente un contenitore, un qualcosa che contiene i nostri organi interni. È un qualcosa che ha un intimo discorso, un profondo discorso con tutti quanti gli organi interni, l'intestino, i polmoni, per cui noi molto spesso dermatologi ci possiamo accorgere di malattie interne, di malattie sistemiche proprio andando a controllare la pelle. Per cui se si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima, la cute è lo specchio della nostra salute e del nostro corpo. Ha citato un attimo fa le grandi città. Grandi città, automaticamente lo smog. La pelle come lo vive lo smog? La pelle lo vive male, sicuramente lo vive male. Lo vive male perché è quel primo filtro che noi abbiamo per vivendo normalmente. Per cui sempre più ci possono essere delle allergie. Oppure dei tumori cutanei o delle malattie che possono essere scatenate da delle sostanze che sono degli inquinanti che sono presenti nell'aria, ma anche nell'acqua, nelle cose che noi tocchiamo. Sarebbe molto bello vivere in un'isola deserta, in un ambiente in cui non ci sia inquinamento, smog e tutto il resto. Credo che sia però un sogno. E la nostra pelle ha imparato di buona o cattiva sorte, però ha imparato che deve adattarsi a questa cosa. Però certo noi dobbiamo aiutarla. Saponi che siano non tanto aggressivi, sia saponi per il corpo che anche per i capelli, e come dicevo prima, proteggersi dal sole troppo forte, però proteggersi anche dal freddo, dal vento, in modo tale da aiutare questa nostra povera pelle, sicuramente sì. In conclusione ritorno a un argomento che avevo accennato prima, che mi sembra molto importante, la comparsa dei melanomi, quindi dei tumori cutanei, e l'importanza anche di un controllo periodico, visto che normalmente quando si rientra in autunno si tende un po' a fare un check-up, magari ricordiamo l'importanza anche di un controllo della pelle. Sicuramente sì, e anzi il bene andare dal dermatologo, dal medico di base, dal dermatologo per far controllare la pelle. Però i pazienti quando vengono da noi per farsi controllare i nei, per fare poi magari le bioluminescenze eccetera, noi gli diciamo sempre sì, va bene, però i nei li deve controllare anche lei. E d'altronde è abbastanza semplice, c'è una regola delle prime 5 lettere dell'alfabeto o delle prime 4, cioè l'A, B, C, D è meno importante, che sta per A per aspetto,
cioè un neo deve essere simmetrico normalmente, cioè deve essere possibile fare una linea che lo divida in due parti super giù simili. B sta per bordi, perciò che devono essere netti, non ci deve essere una perdita di colore dal neo al cute circostante, il colore deve essere quanto più uniforme, se ci sono più di due colori, tre colori è una cosa da fare attenzione, e poi importantissima è la E di evoluzione, se un neo cambia, perché può cambiare, deve cambiare tutto e tutto insieme. Se una parte rimane tale quale e una parte cambia, ma a rigor di logica c'è qualcosa che non va, se cambia cambia tutto, per cui il paziente, non tutti i giorni perché altrimenti non noterebbe le differenze, però ogni due mesi così, deve fare un'autoispezione guardandosi per bene e guardando anche nelle zone nascoste, cioè guardando fra le dita dei piedi, fra le dita delle mani. I capelli devono essere controllati e anche le mucose, perciò la mucosa della bocca, la mucosa del pene, della vagina, eccetera. Bisogna controllarsi sempre. Può aiutare a fare una fotografia di alcune lesioni per confrontarle? Certo, d'altronde possiamo dire che sarebbe un'epiluminescenza casalinga, cioè l'epiluminescenza non è nient'altro che fotografare un neo con una telecamera che ingrandisce, eccetera, metterla in memoria e usare e poi controllarla nel tempo per vedere se si sono fatte delle modifiche. Fare adesso con i nuovi telefonini si fa facilmente, fare delle fotografie dei vari nei senza flash vicino alla finestra in modo tale che siano ben illuminati e magari mettendo un righello, un metro da sarta, un qualcosa che ci possa dare la scala, come quelle delle carte automobilistiche, è sicuramente efficace, perché così non è più mi sembra, mi ricordo, ma uno può controllare quella lesione e vedere com'è. È sicuramente una cosa importante, una cosa che a volte noi consigliamo ai pazienti di fare.